E allora andiamo? Ah no. Che emozione, siamo partiti finalmente. Ci siamo, ci siamo, ci siamo! Ho fatto letteralmente 150 metri e ho già perso il cappello. Questo è un male malissimo. Il ritorno, dannazione. Siamo partiti davvero! Ragazzi, cioè, non è mica scontato partire, insomma, sta maniera così. Magari per alcuni è normale, però non per tutti, insomma, può essere veramente una bella avventura, ma lo sarà perché sono partito da 1 chilometro e sono fradicio. Però dai, a parte questo, ragazzi, è già veramente stupendo. Sono in Trentino. Se non lo dici in telecamera si capisce dal tuo accento. Terribile! Riusciamo a fare una scena tranquilla, spiegazione o no? Aiuto, attenzione! Gino Bartali, Fausto Coppi in ripresa, polpacci giganti. Dopo 4 sketch non conclusi, possiamo forse procedere. Dicevo che parto dal Trentino, esattamente da un paese sopra Trento, veramente a 2 chilometri, quindi Trento. Le premesse prima di tutto. Ricordati che sono da solo per una settimana e più, quindi sarò in solitaria, lo farò in totale autonomia, quindi parlerò da solo, impazzirò, farò schifezze e avanti, quindi sopportami, se no chiudi il video. Ma che selettivo che sei, di già, non guardare il video, chiudi il video, puoi fare il video e basta, stare tranquillo. Ciao! Simbolo di Rovereto, il ponte che arriva in stazione. Cavolo, cavolo, ci ho messo un'ora, pensavo di più, tipo 2-3, e sono contento. Ho fatto 30 km in un'oretta, quindi com'è possibile che sono andato 30 km orari? Cavolo, aiuto. Cioè, ragazzi, ma chi sto incontrando? Guardate, mamma mia. Ciao, where are you from? Da dove arrivi? Figuraccia più grande di una capanna, era un senza tetto e mi ha bestemmiato tantissimo dietro. Però, minchia, era veramente fornito, eh. Ufficialmente arrivati a Rovereto. Non passerò per il centro, lì è la mia super. Verso il Garda adesso, verso sud. Non vedremo neanche il Garda e non vediamo Rovereto, non vediamo il lago, non vediamo niente qua allora, dai. Dai. Attenzione, mamma mia, 9:30 di mattina, finito il Trentino. Attenzione, 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 attenzione. Bene, 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 ho una fame ladra, quindi tra un attimino, andiamo. Bene ragazzi, pausetta perché sono le 10:05, le cicale fanno capire il caldo, usando la tecnica chi va piano va sano e va lontano, infatti funziona comunque, no? Però sono contento. Ho una fame, come vi ho detto, assurda, quindi piccolo snacks, ovviamente in vista del pranzo. Una crostatina, un reserve, una non caffeina, cioè molto bene la caffeina per stare belli svegli, attivi, ma questo veramente lo sento nei muscoli, quindi tanta roba. Prugnette. Non fatevi ingannare, le ho raccolte in ciclabile. Davvero, belle pasce, belle porose, sono buonissime. Lo sapevo, prima o poi questo momento sarebbe arrivato. 45 gradi, catena giù, numero 1, procediamo. Molto bene, eh. Non ci ferma niente, niente, non ci ferma noi. Finalmente questa ciclabile monotona ci porta in un bel paesino. Rocce. Bello, 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 bello. Cercavo una fontana, non un paese bello. Mio Dio. Guardate, guardate. Mi accoppo fortissimo sul bagnato. Cioè, è proprio una decisione. O sì, oppure no. Veramente un ambiente bello, perché è molto secco, non è per niente montano e neanche, non so, non è neanche collinare perché ci
ci sono questi dossi di pietra e tu ci passi in mezzo con delle salite effettivamente molto ripide, infatti è il quarto che mi becco. Marce terribilmente basse e andiamo! Ah, mamma mia, questo era un urlo un po' esagerato. Lo so, sono davanti a un cancello abbandonato, in mezzo allo sporco, però sinceramente era pieno di posti bellissimi nella natura una decina di chilometri fa, ma l'ho passato fuori, tra un attimo c'è lo zoo, so che c'è della statale, quindi chi se ne frega, dai, io ho fame. Arrivati dopo un bel pranzo al parco di Natura Viva, no scusami, al parco Natura Viva, bellissimo zoo, se non ci siete mai andati andateci, anche qui ho dei bei ricordi. Amico, i tuoi pareri personali, le tue esperienze non ci interessano. Leggio sul Mincio. No, non siamo ancora arrivati, prossima meta. Viareggio sul Mincio, arrivo. Viareggio sul Mincio, arrivo. Ne dico di stronzate, sì? Valeggio sul Mincio, non viareggio. Maledizione. Ciao, bello. Signori, paradiso? Bellissime. Ah, che bello. Sono da Istanbul Kebab a prendere. Ah, che bello. Non ho resistito, ragazzi. Lo so, sono un maiale e non ho resistito. Non ho preso il kebab, però ho preso dei dolci. È bello vedere l'ultimo paese che devi raggiungere. Ragazzi, vi porto a vedere la sorpresa. Cercherò di non farmi vedere tanto. Voi guardate il soffitto e dove inquadro. Cioè, avete visto voi, figata. Mi informo un po', adesso faccio qualche ricerca su sto coccodrillo perché deve essere interessante la sua storia. Doccia fatta, sì, qui c'è un po' di scompiglio, c'è un Air Force lì. Vi faccio un po' vedere la zona dove mi piazzerò stanotte, perché mi piazzerò in sto parco. All'inizio c'è scritto divieto di campeggio, ma cioè, parliamoci chiaro, non si può campeggiare da nessuna parte se è per questo. Ragazzi, che roba, fidatevi che sono giganti. Ah, il mio momento preferito. Davvero vogliamo commentare questo momento? Gnocchetti alla tirolese. Österreich Spezl. Non ho neanche detto giusto, cioè Spezli Austria non credo voglia dire nulla. Aggiungerò piccanti. Ho dovuto portarlo dietro per non stare male. Quindi lo devo mettere per non stare male. Intanto vi faccio vedere come sto mangiando. Fidatevi, signori, se vi dico che in pianura è difficile che mi piaccia l'ambiente. Mamma mia, se è bello qua. Ma va là, finalmente siamo qui dentro, tranquilli. Caldo e balurdo. Non so come filmarmi senza flash. Buonanotte, signori, perché non c'è altro da dire che pedalare. Buongiorno, posso essere sincero, mi sono svegliato tipo 4 volte, tutta una a portare il cane alle 4 di mattina, è venuto un camion stranissimo e mi sono un po' imparanoiato. Vi faccio vedere questa meravigliosa alba. Mamma mia, stamattina se si pedala, che arietta fresca, il sole è appena arrivato, camion con odore di metano e gasolio nelle narici, perfetto. Cercheremo di caricare il cellulare bene oggi perché è un po' quello l'obiettivo, e soprattutto cercare la strada, visto che lì ho una tangenziale a tre corsie. Oh, sto rosso è qui da 6 minuti, mamma mia, oh. Con questo ghiaino mi scivola l'anteriore tenendo la videocamera, ma vado in terra come un pollo. Raga, guardate dove sono finito, ho trovato una scorciatoia. Get over here.
Sfida aperta. Chi mi trova uno stagno più grande ha vinto. Ricky, io non me ne privo, sinceramente. Parche di Dismonae. Prove, parche sto chilo il po'. Sì, ho raggiunto il po'. Che tristezza, ragazzi. Un castoro morto. Salutiamo questo posto meraviglioso. Questo signore dentro mi ha dato un cocomero. 50 km, 50° chilometro appena compiuto. Destra, sinistra, destra, sinistra, destra. Stavo facendo un paio di valutazioni e mi sono fermato un po', oltre che devo bere una cisterna di acqua, penso. No, non è vero. Cazzo, che problema. No. Appetito, signori, ci metterò giusto un minuto. Eccoci qua, e dopo un ictus e un infarto miocardio ci troviamo di nuovo su una bella ciclabile che accompagna il nostro viaggio verso Bologna. Non dirmi mai che siamo stati a letto per un giorno intero. Continuiamo dritti fino a Roma, per deserti, mari, scogliere. Non avete idea di quanto è soddisfacente vedere questo cartello. Un piccolo recap all'ombra. Sarò breve, non vi annoierò, non skippate sta parte, ma oggi il sole mi ha messo a dura prova. Cioè mi ha detto: ok Christian, devi stare tranquillo, devi giustamente rispettarmi e far sì che tu non ti faccia del male. Cioè ho i polpacci in fiamme, trauma cartilaginei. Devo vedere queste Lamborghini, almeno veramente, ragazzi, se avete la possibilità di venire a Sant'Agata a visitare il museo Lamborghini, fatelo. Cioè c'è dentro una Gallardo, per esempio, con sempre biposto come le altre, però con i posti singoli, per esempio. Vabbè, c'è il Miura, il Murcielago, le Diablo, cioè un sacco di robe fighe. Andrò così, ho il vento completamente contro. Io, ragazzi, prendo prugne di tutti i tipi e dappertutto. Hop. Ultimi 19 chilometri, tutti dritti. Ragazzi, è stata una giornata intensissima, cioè davvero qualcosa di troppo assurdo, di troppo faticoso, qualcosa di veramente indescrivibile. Ciò è quanto. Abbiamo piazzato il nostro caro amico pannello solare. Ti avevo detto che non mangiavo, mais, tonno, mudurini. La storia di quel coccodrillo. Beh, dovete sapere che il coccodrillo del santuario delle grazie è stato aggiunto intorno al 1400-1500, non è ben specificato. Deriverebbe da una santa del luogo che liberò il paese e liberò la zona, giustamente il paese, non c'era scritto neanche quello in specifico, semplicemente liberò il popolo da sacrilegi e cose terribili quali compiva questo enorme coccodrillo che invadeva le acque.